Ciao a tutti. Sto facendo questo video perché le cose da dire non sono tantissime, ma comunque troppe per scrivere un post. Pubblicare il mio racconto è stata un'avventura davvero stimolante, in primis perché finalmente ho portato alla luce qualcosa che sennò sarebbe rimasto nel mio cassetto vita natural durante. In secondo luogo perché ho ricevuto un riscontro davvero, davvero, davvero appagante. Ecco perché vorrei davvero ringraziare quelle care persone che mi hanno dato supporto per questi 6 mesi. In questi 6 mesi. Prima di tutto Alberta Ricci, la mia vecchia professoressa di progettazione che mi ha fatto una sorpresa stupenda. Poi Loris Franchi, che ha mipiacciato ogni singolo articolo. Olmo Parenti, il mio boss, che fin da subito ha mostrato interesse ed ha dispensato ottimi consigli di marketing, non del tutto seguiti dalla sottoscritta, però vabbè. Poi sicuramente Cataldo Cappiello, che mi ha più volte dedicato spazio nella pagina del suo progetto che si chiama Celestis e che al tempo mi ha fornito una recensione che ho davvero da paura, penso ci abbia speso dietro più tempo del dovuto. Poi Sebastian Di Pietro, che come amico in vita e in scrittura si è assorbito anni ed anni di paranoie riguardo al come, il dove, il perché di tutto quanto. Tra l'altro un in bocca al lupo a Seba perché sta lentamente pubblicando il suo secondo romanzo. E forse non dovevo dirlo. Vabbè. E poi ringrazio la mamma, perché è sempre la mamma. E quindi in realtà lo sproloquio sarebbe anche già finito. Però facendo il punto della situazione non saprei dove poi grigio equilibrio perfetto andrà a finire. Le idee di certo non mancano e la prima delle quali, tra l'altro, è iscriverlo a un concorso piuttosto importante alla fine di questo mese. Ed ecco perché nel giro di 10 giorni la pagina e il blog verranno tipo oscurate e perché immaginerete che per iscrivere un racconto inedito debba essere inedito. Ah sì, ultima cosa, ci sarebbe un piccolo capitolo extra. In realtà il racconto sarebbe finito così. Però dopo qualche mese mi sono trovata a scrivere un ultimissimissimo capitolo e niente, sta a voi decidere se leggerlo o no. Intanto io vi lascio la mail e a chi dovesse andare liberi di scrivermi e ve lo mando. E niente, come dicevo, le idee sono ancora tante, quindi penso ci vorrà un po' per riordinarle, ma sono sicura che questo sia un arrivederci più che un addio. Quindi nel frattempo buona vita e buon viaggio a tutti quanti. Alla prossima!